Che è stato preparato per i nostri cuori possa produrre del frutto nell'apertura alla parola. Abbiamo la gioia di avere tra di noi i coniugi Brasiello. Sorella Teresa è stata la nostra ospite per la riunione delle sorelle alle ore 17 e ora il marito sarà lo strumento del Signore per predicare la parola. Conosco il pastore Archetto da tanto, moltissimo. Quando lui ha fatto il militare, io e lui siamo diventati due volte fratelli. Fratelli in Cristo, e poi essendo il pastore di Ascoli Piceno, per farlo uscire prima e venire ai culti, gli facevo visita parenti. E quindi eravamo più parenti del solito. E così lo facevo uscire da là dentro. Sapevo quanto era poco simpatico starci, perché io stesso avevo fatto il militare là, almeno il CAR,
e quando veniva ai culti era così amabile, i fratelli, le sorelle lo volevano bene. Siamo così contenti che dopo tanto tempo ci siamo ritrovati insieme. Con lui ci vediamo spesso a Roma, al villaggio Betania. Non è solo il pastore della chiesa di Velletri, ma è anche il presidente dell'Istituto Evangelico Betania Emmaus, che si occupa di assistenza agli anziani e la cura dei bambini più piccoli, una bella istituzione che da tanti anni l'opera di Dio ha in Italia. Vogliamo pregare anche per questo e vogliamo pregare anche che il Signore ci dia una parola secondo i nostri bisogni stasera. Siete d'accordo tutti quanti, penso. E adesso preghiamo, Signore, guida il tuo servitore. Vieni, fratello. Sì. Gloria a Dio. Gloria a Dio. È una gioia poter trascorrere questi giorni insieme per condividere comunione fraterna e soprattutto condividere la parola del Signore. Sono stato questa settimana in modo particolare impegnato per sapere un po' cosa condividere con voi. Io a malapena conosco i miei bisogni, figuratevi se sono a conoscenza delle vostre difficoltà, però mi affido a colui che tutto conosce. E così spero, la mia preghiera è questa, non tanto di fare un bel messaggio, che non ce ne importa niente, ma ascoltare la voce del Signore, la voce del Signore che ci esorta, che ci conforta e che ci benedice. Grazie fratello Davide per questo invito, sono contento anche di rivedere il mio amico fratello Renato. Abbiamo lavorato diversi anni quando ero a Nocera, per me è stato uno strumento di incoraggiamento. Siamo grati a Dio che il Signore ci ha mantenuti fedeli fino adesso, ma grazie alla fedeltà di Dio, perché non ci saremmo riusciti con le nostre forze. Nessuno di noi è bravo, nessuno di noi è forte, è la misericordia di Dio. Affidiamoci al Signore e come il Signore ci ha portato avanti fino a questo momento tra mille difficoltà, Lui è fedele. Ce l'ha detto, vero? Noi siamo infedeli, lasciamo perdere, stendiamo un velo di misericordia, ma il Signore è fedele. Si è preso un impegno con noi, non ce l'ha detto a voce, ce l'ha messo per iscritto, così non ci sono fraintesi. Avevi detto, avevo capito, avevo detto, no, il Signore ce l'ha scritto e Lui è fedele. Vi porto il saluto delle comunità che Dio mi dà grazia di curare. Velletri, Anzio, Lariano e anche dei fratelli dell'Istituto Betania Emmaus. Pregate il Signore per noi. Passiamo subito alla parola di Dio. Ci vogliamo alzare, fratelli? Allora, leggiamo nel libro della Genesi, capitolo 2. Leggeremo dal verso 18. Libro della Genesi, capitolo 2, dal verso 18. Amen. Poi Dio, il Signore, disse: non è bene che l'uomo sia solo. Io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Dio il Signore, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati e perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli avrebbe dato.
L'uomo diede dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo e ad ogni animale dei campi, ma per l'uomo non si trovò un aiuto che fosse adatto a lui. Allora Dio il Signore fece cadere un profondo sonno sull'uomo, che si addormentò. Prese una delle costole di lui e richiuse la carne al posto d'essa. Dio il Signore, con la costola che aveva tolta all'uomo, formò una donna e la condusse all'uomo. L'uomo disse: questa, finalmente, è ossa delle mie ossa, è carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. Vogliamo chinare un attimo i nostri capi? Signore Padre nostro celeste, noi ti ringraziamo nel nome di Gesù. Ti abbiamo già supplicato a proposito e continuiamo a invocarti perché riteniamo che la tua parola è preziosa ed importante alle anime nostre. Signore, tu conosci i nostri cuori, ci affidiamo a te. Mentre la tua parola è annunciata, ti preghiamo affinché essa possa trovare posto nel nostro cuore e che tu possa operare nella vita di ognuno di noi. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Accomodatevi pure. Allora, io desidero considerare in modo particolare questa esclamazione di Adamo. Finalmente. Finalmente. Questa espressione è certamente qualcosa di bello. Ci capita pure a noi, no? Di dire finalmente. Quando è accaduto qualche cosa che abbiamo tanto sperato, tanto voluto, tanto desiderato, è vero? Ah, finalmente. Ci dice anche che quella cosa che abbiamo realizzata è venuta dopo un bel po' di tempo, ecco perché finalmente, insomma, non vedevo l'ora. La mia preghiera al Signore è che tutti quanti noi stasera possiamo permettere al Signore di operare e spero che stasera anche tu possa dire finalmente. Stai pregando da diverso tempo per qualcosa, c'è un desiderio profondo nel tuo cuore, non vedi l'ora che si possa realizzare un desiderio della tua vita. Sono sicuro che il Signore ti darà la gioia di dire finalmente. Stai aspettando la conversione dei tuoi cari, dei tuoi figli, del tuo coniuge, stai pregando per un lavoro, stai pregando per una guarigione, il Signore ti darà grazia di dire finalmente. Però spendiamo anche un minuto pure a favore del Signore, non pensiamo solo a noi. Preghiamo che anche il Signore possa dire finalmente. Quantomeno per due o tre, finalmente si è salvato, finalmente hai aperto il cuore al Signore, perché talvolta le persone prima di abbandonarsi al Signore fanno passare addirittura gli anni. Il Signore è una persona molto determinata, io mi scoraggio, tu ti scoraggi, talvolta diciamo ma questo non accadrà mai più. Signore è determinato, la forza che c'ha Lui non ha nessuno
E se si mette appresso una persona, prima o poi quella persona, spiritualmente parlando, crollerà, nel senso che si abbandona nelle mani di Dio. Ecco, io spero che il Signore stasera possa dire di te, finalmente, dopo tante predicazioni, dopo tante scuole domenicali, dopo tante persone che si sono convertite a destra e a manca, attorno a Lui, finalmente si è convertito. Posso dire anche finalmente per coloro che stanno cercando il battesimo nello Spirito Santo, finalmente, che mi sembra che sta diventando un'opera d'arte. Quando uno è battezzato con lo Spirito Santo sta diventando una cosa eccezionale, quando poi, se leggiamo la parola di Dio, dovrebbe, mettiamoci il condizionale così andiamo sul sicuro, dovrebbe essere la cosa più naturale possibile. Un credente appena salvato, il Signore lo vuole battezzare. L'ha detto Lui, non è che è una cosa che ci siamo inventati noi, non è che i discepoli sono andati da Gesù, ha detto: Gesù, sai, noi non ce la facciamo ad affrontare meglio questo futuro, che faccia, la dai un po' di potenza in più? È stata una cosa che ha messo Lui in mezzo, ed è per tutti i credenti. Poi, perché nelle nostre comunità, ma ci arriveremo tra poco, nelle nostre comunità a volte in grandi percentuali credenti non sono battezzati con lo Spirito Santo, diventa un mistero, ma non dovrebbe essere così. Comunque, speriamo che Dio stasera possa dire: finalmente, finalmente si è fatto battezzare con lo Spirito Santo. E perché no? Qualcuno che sta andando un po' di qua e un po' di là, no? Un piede di qua e un piede di là. Continuamente diciamo: Signore, aspetta un altro poco, un po' di pazienza. E non si cammina bene nelle vie di Dio, si cominciano a introdurre delle abitudini della nostra vita, mano a mano Satana cerca di tirarci dalla sua parte e quindi siamo divisi. Da una parte vorremmo completamente abbandonarci al Signore, dall'altra parte vogliamo fare di testa nostra. Comunque, ad ogni modo, possa il Signore stasera, anche il Signore, dire: finalmente si è consacrato a me, finalmente ha deciso di fare la mia volontà. Allora, il capitolo 1 della Genesi è un capitolo che parla della creazione di Dio in generale. Il capitolo 2, il Signore ci dice due cose importanti. Uno, di fare attenzione al peccato. Ha detto ad Adamo: Adamo, voi potete mangiare di tutti i frutti di tutti gli alberi, guarda quanti ce ne stanno, vedi, ce ne stanno tanti, non è che te ne ha dati voi. Tu puoi mangiare di tutto, però ci sta quell'albero. Adamo, mi raccomando, non lo mangiare, perché il giorno che tu mangerai di quel frutto accadrà una cosa brutta. Nel giorno che tu mangerai, morirai. È stato un avvertimento. È un avvertimento che ancora il Signore continua a fare a noi. Fai attenzione. Il Signore ci ha messo tanto a disposizione. Vi ricordate quello che disse a Davide quando ebbe la brillante idea di commettere adulterio con quella donna? Nel rimprovero il Signore gli disse: Davide, abbi pazienza. Se a te ti mancava qualche cosa, me lo chiedevi. Io te ne avrei aggiunto dell'altro. Basta parlare, uno parla col Signore. Se noi abbiamo un disagio, non è che lo dobbiamo nascondere, lo presentiamo al Signore, poi il Signore sa Lui come e in quale maniera intervenire. Però è accaduto quello che è accaduto. L'altra parte, nei dettagli, è la creazione dell'uomo e della donna. Capitolo 2 ci dice come è stato creato l'uomo, capitolo 1 dice Dio creò l'uomo e la donna. Capitolo 2 entra nei dettagli. All'uomo dice che il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. La donna venne creata in un'altra maniera. Quando ha creato l'uomo, non ha creato la donna nella stessa maniera.
creato l'uomo che ha la polvere della terra, poteva fare la stessa. Non è che Dio ha bisogno. E non l'ha creata subito, l'ha creata dopo. Perché il Signore, prima di tutto, ci conosce a fondo. A ognuno di noi ci ha creato, ci conosce a fondo. Infatti il verso 18 dice: Adamo non aveva ancora parlato, Adamo non aveva detto mi manca qualche cosa. Il Signore ha detto: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto, gli darò un aiuto adatto a lui. Ora, se tu sei alla ricerca di cose così così, non devi pregare il Signore fa solo cose fatte bene. Quello che Dio sta preparando per te non è una soluzione approssimativa. Non ti devi arrangiare, accontentati. No, quando il Signore fa una cosa, o la fa bene, o lascia stare. Io gli farò un aiuto adatto. Vuol dire su misura. Adamo non aveva ancora detto niente, ma il Signore sapeva che Adamo aveva un bisogno, aveva una necessità che poi lui non sapeva esprimere a parole. Gli mancava qualcosa, ma non lo sapeva identificare. Dio lo sapeva. Questa è una dimostrazione, se ce ne fosse bisogno, che Dio ti sta dicendo: guarda che io so quello che tu hai di necessità, so quello che tu hai di bisogno, so quello che devo fare, so quello che farò. E quando il Signore opererà, non farà una cosa striminzita, accontentati, meglio questo che niente, queste cose. Allora, il vino, l'avversario, il mondo ci presenta prima il vino buono, se lo vogliamo chiamare, poi alla fine uno non capisce niente e ti dà quello che non serve a nulla. Ma il maestro di tavola dice: questa è la prima festa, è un'esperienza unica, è la prima volta che abbiamo iniziato a bere il vino buono, stiamo ancora vivendo il vino buono. Cioè, quando il Signore fa le cose, le fa fatte bene. Ora tu sei alla ricerca di una soluzione qualsiasi, o sei alla ricerca della soluzione perfetta? Vogliamo fare una cosa così così? Vogliamo lasciarti accontentare? Vuoi una cosa frutto dell'invenzione umana? O vuoi un qualcosa che sia la risposta? Siamo d'accordo ad avere la risposta, sì? Allora, come, in quale maniera Dio realizza questa risposta? Non crea subito Eva. Cosa fa? Innanzitutto fa andare tutti gli animali da Adamo, e Adamo vede tutta questa creazione e comincia a dare dei nomi. Signore, tu sai che io, insomma, Signore, tu già lo sai, che dobbiamo metterci a fare tutta questa introduzione? È inutile che mi fai dare i nomi a tutte queste creature. Crea la donna, facciamo prima, togliamo tutta questa perdita di tempo. Non è una perdita di tempo. C'è un modo di fare. Dio deve far realizzare qualcosa, prima di fare una creazione, prima di fare un'opera, deve portare Adamo a una conclusione, ed è quello che Dio sta cercando di fare sia con me che con te. Non ho problema a farlo, non ho problema a creare, non ho problema a realizzare, basta la parola. Dio disse sia la luce fu. Non so se ci rendiamo conto chi è in mezzo a noi, è il creatore. Dimmi una parola, ha detto qualcuno, non c'è bisogno che vieni a casa mia, dimmi che lo fai, la mia casa non è degna della tua persona, dimmi che lo fai, io sono un ufficiale, comando una cosa a un soldato, quello non la discute, la fa. Siccome io credo che tu sei l'onnipotente, tu credi che Dio è l'onnipotente? Però di tutte queste
cose che andarono da Adamo, dice la parola di Dio, non ci fu, non si trovò, l'uomo non trovò un aiuto che fosse adatto a lui. Allora che cosa si realizza nel cuore di Adamo? Perché poi a un certo punto il Signore fa cadere su di lui un sonno profondo e poi fa quello che farà? Perché a un certo punto Adamo comincia a sentire il bisogno. Che cosa voglio dire? Dio sa di quello che tu hai bisogno, però vuole che tu senta il bisogno. Questa è la caratteristica che ha anticipato ogni miracolo di Dio. Se io comincio a dire, Signore, per esempio, io non sono battezzato con lo Spirito Santo, però non ti preoccupare, vado avanti lo stesso. La salvezza ce l'ho, la speranza della vita eterna neanche a parlarne, tanto un giorno andremo col Signore, godremo l'eternità, è la verità. Posso andare avanti, posso pregare, posso frequentare i culti, posso testimoniare del Signore. E allora non senti il bisogno, perché puoi andare avanti comunque in un'altra maniera. Ma se tu desideri che Dio questa sera intervenga, in questa sera, in questo momento, Dio intervenga nella tua vita, la prima cosa, devi sentire il bisogno. Certo, ogni tanto ci diamo la preghiera di Giacobbe, solo la seconda parte però. Signore, io non ti lascerò andare prima che tu mi hai benedetto. Ci credo, e ci credo. Perché? Perché il caro fratello Giacobbe, di lì a poche ore, dopo aver trovato tutte le soluzioni sue, aveva divisa la famiglia, tanto si ammazzano il primo gruppo, si ripara il secondo, tutte le soluzioni sue che aveva trovate, a un certo punto gli dicono, guarda che sta venendo tuo fratello Esaù, c'è un particolare, non è solo, ci sono 400 uomini che l'accompagnano e la sua venuta ha un solo scopo, ti deve ammazzare. Sono 20 anni che non vedeva l'ora. Lui pensava che 20 anni avessero in qualche maniera attutito il dolore, invece la cosa si era altro che ingrandita, no? Quindi sta venendo contro di te per ucciderti. Allora lì Giacobbe comincia a tremare, si mette davanti alla presenza del Signore e dice: Signore, qua o mi aiuti tu, io non ho alternative, io ho bisogno che tu intervenga, io ho bisogno che tu metta la tua mano. Ed è quello che Dio sta operando nella tua vita, nella mia vita. Ha fatto passare tutte queste creature davanti ad Adamo, perché Adamo avvertisse il bisogno, che tutto quello che c'era non rispondeva alla sua esigenza. Signore, io ho bisogno di qualcosa, non so come chiamarla, non so cos'è, ma è qualcosa che mi manca. Ora io ti voglio dire stasera, ma per esempio, ti manca il battesimo nello Spirito Santo? Ne avverti la necessità? È un tuo bisogno. Il cieco che grida al Signore dice: Signor Gesù, figliuol di Davide, abbi pietà di me. È un uomo che sa che il problema non lo potrà risolvere diversamente. Se non ci mette la mano Dio, Dio deve intervenire. Tu lo senti il bisogno? O puoi andare avanti così, cioè vai avanti normalmente, ce la puoi fare, ti puoi arrangiare, o hai bisogno di un intervento di Dio? Se tu hai questo modo di pensare, che puoi tirare avanti, puoi tiracchiare, Signore, tu operi o non operi, tanto per me non è che cambia molto, non riceverai nulla. Ma se l'intervento di Dio diventerà determinante, allora il Signore manifesterà la sua gloria. Non so se ho reso chiaro questo pensiero. Adamo sentiva il bisogno di qualcosa, di qualcuno. Tu lo senti questo bisogno?
Hai bisogno che Dio intervenga stasera nella tua vita, che ti tocchi con la sua potente mano. Questo problema lo deve risolvere il Signore, o se il Signore non interviene, non ti preoccupare tanto, Signore, mi arrangio. Ti vuoi arrangiare o vuoi che Dio metta la sua mano potente? Com'è Dio compie quest'opera? Innanzitutto non è la stessa maniera. Adamo l'ha creato in un modo, non è che il Signore fa le cose tutte uguali. Al fratello l'ha aiutato in una maniera, alla sorella l'ha aiutato in un'altra maniera, a te ti aiuterà in un altro modo. Dio ha l'imbarazzo della scelta, come poterti aiutare non è un problema. Non è che Dio si sta cervellando, ma come faccio ad aiutarlo? Non ho risorse. Dio ha solo l'imbarazzo della scelta, potrebbe in ogni momento, basterebbe un attimo. Un attimo e i tuoi problemi volerebbero via, sarebbero risolti all'istante. Dio non ha difficoltà. Però desidera fare un'opera speciale per te. Quello che ha fatto per gli altri l'ho fatto in una maniera, lo voglio fare per te in un modo diverso, in un momento diverso. Però lo deve far addormentare. Noi pensiamo che il Signore per operare ha bisogno sempre di noi. E il Signore senza di me come fa? Il Signore lo fa addormentare. Non c'è protagonismo. Questa è un'opera che devo fare io. Questa è un'opera che deve fare il Signore. Tu non devi avere nessun merito. Mentre il Signore opera, mentre Dio dà la risposta, tu ti sveglierai una mattina e dirai: ma questa è la risposta di Dio, ma io cosa ho fatto? Niente. Mi pare che questo particolare il Signore l'ha precisato non solo con Gedeone, ma lo vuole ricordare ognuno di noi. Io non ho bisogno di molta o poca gente. Signore, ma ne siamo già 32.000 e stiamo messi male. Mo adesso devo fare un appello di questo genere, se ne vanno via gli altri. Ne rimasero 10.000 e poi ne rimasero addirittura 300. Signore, ma che cosa possiamo fare? Gedeone, non vorrei che quando poi ho operato nel cuore vostro possa sorgere questo desiderio, questo pensiero. È stato anche per la mia mano, non è stato per nessuna forza, se non per la grazia di Dio. Adamo è stato addormentato, è caduto in un sonno profondo. Cioè il Signore la deve fare lui quest'opera, ti devi abbandonare a me. Mentre tu dormi, mentre tu sei in nessuna attività, il Signore è all'opera nella tua vita. Ma Dio fa una cosa, gli toglie una costola, perché Dio ci deve togliere qualche cosa. Si dice, io so che c'è quel bellissimo racconto, perché toglie la costola, perché è vicino al cuore, perché sì, d'accordo, protetto, sì, come no, va benissimo, un'ottima interpretazione, ma voglio toglierti qualcosa che sta vicino al tuo cuore. Il Signore ti vuole dare qualcosa, ma ti deve togliere qualcosa. Ha bisogno della tua costola Dio? Ha bisogno che noi gli diamo qualche cosa? Dio non ha bisogno di nulla, lui è in grado di fare tutto senza di noi, però ti devo togliere qualche cosa, qualcosa che ti sta caro, qualcosa che ti sta a cuore, qualcosa che ti deve costare qualche cosa. Dio vuole partire da quel poco che io e te gli possiamo dare. Vogliamo permettere a Dio stasera di operare nella nostra vita? Vuoi dire anche tu finalmente? Vuoi dire stasera, in questi giorni, finalmente?
E il Signore te lo permetterà. E il Signore ti darà la gioia in questo tempo di poter dire: finalmente ho cercato, ho invocato, ho pregato, ho supplicato, come Adamo ha detto finalmente, così il Signore ti farà dire finalmente. Però devi sentire il bisogno. Lasciatemi dedicare questo ultimo minuto a quello che mi sta a cuore e credo che stia a cuore ognuno di noi. Vi voglio incoraggiare sul battesimo nello Spirito Santo. Io non so quanti credenti stasera non sono battezzati nello Spirito Santo. Questo è un dramma. Non è normale. Non è normale che nelle nostre chiese pentecostali dove l'esperienza del battesimo dello Spirito Santo dovrebbe essere la cosa più naturale, sta diventando una eccezione. Tu ne senti il bisogno, avverti la necessità, ti manca qualche cosa. Ad Adamo gli mancava qualche cosa, a te ti manca qualcosa. Vuoi poter dire stasera finalmente? Vuoi poter dire stasera: oh Signore, ti ringrazio, ho realizzato quello che io avevo di bisogno. Deve avvertire questa necessità. Signore, io non ti lascerò andare fin quando tu non mi hai benedetto. Io ho bisogno di questa esperienza. Io ho bisogno del battesimo dello Spirito Santo. La Chiesa, i pastori, tutti coloro che sono impegnati nel canto, nella musica, in ogni attività, ad ogni semplice credente, abbiamo bisogno urgente di una pienezza di Spirito Santo, affinché ognuno di noi possa dire finalmente. Se per te le cose possono continuare avanti così, Signore, io spero che tu operi, però se questo non dovesse capitare, pazienza, continuerò ad andare avanti normalmente, non opererà mai. Ma se io e te ci mettiamo davanti a Dio, diciamo: Signore, io senza questo non posso andare avanti. Se tu non intervieni, Signore, io non posso progredire. Quando lo Spirito Santo verrà su di voi, voi riceverete potenza. Noi abbiamo bisogno di questa potenza. E il Signore nelle nostre chiese desidera grandemente che l'esperienza del battesimo dello Spirito Santo sia un'esperienza normale, cioè che accade ad ogni nostro incontro. Non dormire sonni tranquilli, non dire non fa niente, Signore grazie per la salvezza, non concludere dicendo: Signore, quando vorrai mi battezzerai. Non è così che funziona. Adamo sentiva un bisogno e non sapeva che cos'è. Noi invece abbiamo un vantaggio, sappiamo quello che ci manca. Signore, io ho bisogno di questo, io ho bisogno che tu intervenga nella mia vita. E se noi avvertiamo questa necessità, Dio opererà e tu stasera dirai finalmente, finalmente, Signore, posso parlare in altre lingue, finalmente sono ripieno di Spirito Santo, finalmente, Signore, ho realizzato la tua potenza nella mia vita, finalmente. Ma se tu non ne senti il bisogno, non potrà mai accadere niente. Io vorrei dedicare qualche minuto in preghiera, perché ognuno di noi stasera possa dire finalmente. Finalmente. Chiniamo i nostri capi.